Oggi ho deciso di parlarvi della specie di formica che, nella mia Anthrum, occupa la maggior quantità di spazio. La colonia di Polyrachis dives. Ormai la conosciamo tutti e penso sia giunto il momento di introdurvi una piccola scheda di allevamento su questa specie esotica che, personalmente, mi ha dato grandi soddisfazioni. Polyrachis dives è una specie esotica nativa del sud-est asiatico. Il suo areale è compreso in una vasta zona che va dall'Indonesia all'Australia. È una formica che nidifica prevalentemente a metà altezza della vegetazione utilizzando gli intrecci di rami e arbusti come telaio, tessendo la seta prodotta dalle loro larve per creare una struttura coprente composta di camere e cunicoli. Le colonie sono tendenzialmente poliginiche, cioè con più regine che collaborano per la deposizione delle uova. Forma colonie abbastanza numerose che possono crescere rapidamente, necessitano quindi di cibo e spazio per il foraggiamento. Curiosità. In Australia è nota la presenza di due popolazioni isolate di questa specie, una nel territorio del nord e l'altra nel Queensland settentrionale, dove predilige prevalentemente boschi nelle savane aperte e pianure costiere paludose. È comune nelle zone rurali e agricole di Okinawa. In passato la sua presenza era rara nelle parti settentrionali dell'isola, ma nell'ultimo decennio ha esteso il raggio del suo areale verso nord ed è diventata molto più comune. Il motivo di questa espansione e dell'aumento della popolazione non è ancora noto. Polyrachis significa letteralmente spina dorsale multipla e dives significa divina, probabilmente per la sfumatura dorata. Polyrachis dives è una specie ospite di Stibula polyrachicida, una vespa di piccole dimensioni parassita delle colonie di Polyrachis. Tra le altre curiosità, c'è il fatto che le colonie giovani producono sin da subito piccole quantità di alati, tendenzialmente maschi. Difficoltà. È una specie molto vorace che produce molti rifiuti e richiede un setup mediamente umido, che però in queste condizioni favorisce la comparsa di acari e batteri per i quali la specie è molto suscettibile. Di conseguenza, l'ambiente in cui la si mantiene deve essere un ambiente costantemente controllato. Dal momento che il loro luogo d'origine comprende aree tropicali o subtropicali, è necessario mantenerla ad una temperatura superiore di 25 gradi centigradi per tutto l'anno, con l'ausilio di un tappetino riscaldante provvisto di termostato. Sono formiche notoriamente difficili da contenere, data la loro capacità di scalare quasi ogni materiale e superficie. In natura, la colonia ha un territorio abbastanza esteso e questa cosa in cattività non cambia. Chi alleva questa specie deve mettere in preventivo uno spazio adeguato, un'antifuga efficace, le necessarie condizioni di temperatura e alimentazione ed una costante sorveglianza. Indole. Polyrachis dives è una specie che presenta un carattere abbastanza timido nelle prime fasi della colonia. La cosa, però, cambia drasticamente con la crescita della stessa, diventando fortemente territoriale e per nulla intimorita. È una specie molto attiva e propensa a modificare il proprio habitat in base alle esigenze. Questo significa che le colonie adulte tenderanno a scavare e a distruggere ogni genere di materiale grezzo, decorazioni in arena, sfilare il cotone dalle provette, sigillare il formicaio con detriti, masticare i tubi di connessione e molto altro. Tipo di colonia e sciamatura. In natura le colonie tendono ad essere poliginiche, cioè con più regine che collaborano per la deposizione delle uova. In cattività è possibile allevare con successo anche colonie monoginiche. Questa specie tropicale sciama a ridosso della stagione delle piogge. Regina e operaie. Le regine sono di dimensione medie e vanno dai 10 ai 12 mm. Sono di colore nero con dei riflessi dorati. Hanno una longevità di circa 5 o 6 anni. Questo significa che anche la mia colonia sta volgendo verso il suo tramonto.
Le operaie misurano dai 6 ai 10 mm e presentano un'unica casta. Il loro sviluppo, a temperatura ottimale, va dalle 6 alle 8 settimane ed hanno una longevità di circa 1-2 anni. È risaputo che nelle colonie di Polyrachis dives le operaie uccidono e portano in discarica tutte le formiche più vecchie. Man mano che la colonia cresce e raggiunge diverse centinaia di operaie, questo comportamento si fa sempre più evidente. Habitat. Dato l'enorme areale, il loro habitat è molto variabile e spazia tra prati, giardini, zone rurali, boschi, zone paludose e savane. Nidifica prevalentemente fra il fogliame e gli arbusti degli alberi. Può adattarsi anche fra le crepe naturali delle rocce e nella terra. Alimentazione. Si tratta di una specie onnivora. Come fonti proteiche, si possono fornire insetti e altri artropodi di piccola taglia vivi e morti, come zanzare, moscerini, ragni, bruchi, grilli e blatte. Alle colonie adulte si possono fornire occasionalmente anche avanzi di cucina, quali crostacei, carne, uova, eccetera. Dalle diverse osservazioni fatte in ambito di allevamento, sembra che i classici Tenebrio molitor, la tarma della farina, non sia particolarmente apprezzata come pasto per questa specie. Come fonti di carboidrati sono invece molto graditi miele diluito, acqua e zucchero, sciroppo di zucchero invertito, gelatine varie e frutta molto matura. Temperatura, umidità e ibernazione. I parametri di temperatura e umidità sono di importanza decisiva, come abbiamo già visto, e dovrebbero quanto più fedelmente rispettare quelli dell'ambiente d'origine. Data la vastità dell'areale di distribuzione in più fasce tropicali e subtropicali del pianeta, alcune delle popolazioni di questa specie, soprattutto quelle situate più a nord, possono subire dei cali di temperatura con una conseguente diminuzione della crescita e delle attività. Formicaio. Per quanto riguarda i nidi, i materiali più indicati per questa specie sono legno, plastica, vetro e gas beton. La peculiarità di questa specie è la tessitura del nido con la seta prodotta dalle larve, e ciò può avvenire su arbusti e rami, mentre in cattività tenderà a modificare il setup in base alle proprie esigenze. In sostanza, il nido è un involucro che non permette l'osservazione del suo interno e quindi la visione dell'andamento della colonia. Sarà quindi difficile avere una stima precisa delle operaie. Queste informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web entsitalia.com nella sezione schede di allevamento. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.